Da lei, che impressione le fanno le immagini, il racconto che abbiamo visto? A me verrebbe da dire che non abbiamo imparato niente. È un quadro desolante, devo dire molto desolante, e così non andiamo avanti nella lotta contro il virus. E soprattutto la scuola è l'unica realtà in cui ci potrebbe aiutare in una lotta senza quartiere contro il virus. Noi dobbiamo, per quanto è possibile, tenere aperte le scuole, non c'è alternativa, come altri paesi hanno cercato di fare. Ma Il quadro secondo è lei è desolante. plausibile che si riaprano dopo Pasqua, almeno per i più piccoli? Perché insomma Io spero leggo di sì. opinioni diverse. Oggi Battiston, il fisico Battiston, dice: vabbè, ma sarebbe come interrompere la cura senza essere guariti. Io credo che tutti i dati che abbiamo abbiano dimostrato che non sono gli studenti e le scuole aperte ad aver rialzato il tasso di incidenza dell'infezione, dei contagi e delle morti. Per cui se noi riusciamo a permettere in alcuni comuni, in alcuni centri dove questa possibilità è data di riaprire scuole primarie dell'infanzia, credo che sia il primo passo verso una lotta serrata al Covid e non un rischio di aumentare il contagio. Se noi Ok. vogliamo ridurre il contagio, mi scusi, c'è una sola modalità: avere i vaccini e le fiale Certo, vaccinate. questo non c'è dubbio. Alessio, arrivano notizie.